Torna l'estate e con lei la voglia di divertirsi imparando. Sono centinaia i bambini e ragazzi iscritti ai centri estivi Jump che da oggi fino all'8 settembre verranno coinvolti in un'esperienza formativa all'insegna dello sport, del rispetto per la natura, dell'educazione alimentare, dell'avventura e del divertimento. Confermate le escursioni e le gite fuori porta, previste inoltre diverse novità per dare ai partecipanti sempre più stimoli. Il tutto in un contesto aperto all'inclusione grazie ad uno staff di insegnanti preparati e pronti ad adattare le diverse attività in base alle esigenze di più piccoli. I centri estivi Jump sono organizzati dalla cooperativa sociale Polis in collaborazione con ASI Pesaro Urbino e Sportfly. Partono i centri estivi Jump, ovvero i centri estivi dedicati ai bimbi dai 6 anni in su, mentre il 3 luglio partiranno quelli per i piccolini, per i bimbi della materna, quindi dai 3 ai 6 anni. Quanti sono complessivamente i centri estivi nel nostro territorio e quante iscrizioni avete avuto lo scorso anno? Allora, 20 centri estivi nella provincia, siamo nella provincia di Pesaro Urbino e siamo nella provincia di Ancona. E l'anno scorso la somma di tutti gli iscritti di tutti questi 20 centri estivi è stata di oltre 1800 bimbi e il trend di quest'anno sta seguendo questi numeri, quindi siamo molto contenti. Fino a quando è possibile iscriversi? Le iscrizioni sono aperte, in realtà non ti nego che abbiamo anche iscrizioni ad agosto, anche a settembre, perché qualcuno vuole comunque provare a fare una settimana o due di esperienza, quindi in realtà sono sempre aperte. Metodo, organizzazione, attività, quali sono i vostri punti di forza? Sicuramente il metodo che l'hai appena nominato tu, in quanto siamo molto rigorosi, in un metodo che abbiamo studiato, provato, sperimentato noi negli anni e che non riesco a dirtelo nel dettaglio, ma indicativamente si basa sull'imparare facendo e sull'imparare per prove ed errori, quindi lasciamo molta autonomia al bimbo, lasciamo ai bimbi la possibilità di sporcarsi, di sbagliare, di imparare, di perdere, a volte anche da arrabbiarsi perché ne hanno diritto, e in tutte queste esperienze riusciamo a vedere i bimbi crescere in autonomia, crescere e quindi anche nelle relazioni con i coetanei, e questo sicuramente è piaciuto molto ai bimbi e è stato apprezzato anche dai genitori. Giorgio, come sono strutturati i centri estivi? Allora, sicuramente la parte importante che diciamo ci premia anche, veniamo premiati le famiglie, è l'organizzazione. E sicuramente in termini di elasticità, perché i bambini possono iscriversi o per la settimana o anche a singole giornate, questa è una cosa che piace molto, il fatto che si possa rimanere anche a pranzo nel pomeriggio fino alle 16. Stiamo aperti da praticamente oggi che è appena finita la scuola fino a settembre, quando poi rinizierà, quindi l'8, e la maggior parte dei centri stanno chiusi la settimana di Ferragosto, ma abbiamo alcuni centri aperti anche quella settimana, quindi è un servizio che ho offerto per tutto il periodo estivo, quindi capace di rispondere un po' a tutte le esigenze. L'altra cosa importante e novità degli ultimi anni, anzi uno proprio di quest'anno, è il nuovo sito centrijump.it, che quindi risponde a qualsiasi domanda si ponga una famiglia. E l'altra cosa, già attiva l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo perfezionata, l'iscrizione online, quindi non c'è più bisogno di recarsi in certi orari di segreteria per iscriversi, ma uno può farlo in qualsiasi momento da casa, e quindi questa è una cosa molto importante che abbiamo riscontrato molto apprezzata e molte iscrizioni. Le attività all'interno dei centri estivi Jump sono principalmente sportive, quindi c'è un programma caratterizzato da più discipline che durante tutta la settimana vengono svolte dai bambini, però poi non mancheranno sicuramente le uscite come ad esempio il mare, i go-kart, il SUP, ci saranno anche delle attività extra come ad esempio la notte in tenda, Fiabilandia, l'uscita survival e tantissime altre esperienze che i ragazzi potranno fare. Il camp Natura Avventura è confermato? Confermato il camp Natura Avventura, confermato nelle due uscite, ovvero una dal 7 al 9 luglio per i bambini un po' più piccoli e una invece dal 9 al 14 luglio, quindi quasi una settimana intera di attività per i ragazzi un po' più grandi. Per l'occasione questa mattina al campo da rugby a Fano era presente anche l'assessore allo sport e alle nuove generazioni Barbara Brunori, che oltre a salutare i bambini si è dilettata con il tiro con l'arco. Il centro estivo non è un luogo qualunque, ma veramente diventa uno spazio importantissimo per i bambini per crescere insieme. Crescere significa misurarsi sulle proprie abilità, orientarsi anche perché, come vedete, magari vengono applicate più discipline sportive e quindi il bambino riesce anche a capire laddove approntarsi, ma soprattutto è un modo per misurarsi sia nel momento in cui si vince ma anche si perde, nella diversità di quello che è il genere umano, sono i bambini che crescono e iniziano ad avere una propria personalità. È un'iniziativa che sempre più va promossa e oggi veramente posso dire che è anche di grande qualità, perché le
società che si adoperano sono società virtuose che lavorano proprio sul benessere del bambino.